Michelangelo Puliga è un tecnico specializzato su questioni di ambiente e sul nucleare. A lui, visto quello che c'è stato stamani qui di fronte al Tribunale, la presentazione di un referendum consultivo sulla questione nucleare. Chiediamo cosa ne pensa e che tipo di risvolto potrebbe avere questa cosa rispetto alla nostra terra. Il nucleare è una tecnologia piuttosto complicata. Pone problemi di gestione, problemi ambientali non indifferenti relativamente anche allo smaltimento poi delle scorie prodotte, comporta la presenza di un forte incremento della militarizzazione del territorio sardo, che già di per sé è fortemente militarizzato. Il tutto poi a patto di un'energia che difficilmente sarebbe più economica, di una fonte di produzione che comunque non darebbe indipendenza energetica, perché la Sardegna non è indipendente energeticamente, per quanto riguarda le fonti non ha l'uranio di suo, quindi di fatto si tratterebbe di una nuova servitù che verrebbe imposta ai sardi e agli italiani tutti, perché comunque non è un'industria in grado di garantire indipendenza economica. E anche andando bene risolve solamente una piccolissima parte dei problemi, mentre le fonti fossili e la loro scomparsa sono il vero problema che andrebbe affrontato. Ecco, io so che tu sei anche uno dei leader del movimento Sole Bentu, che avete anche presentato una mozione presso il Consiglio regionale della Sardegna. Ecco, che tipo di impatto ha avuto questa vostra... La mozione in Consiglio regionale è stata votata, è stata ripresentata e clonata da diversi movimenti, addirittura anche parola per parola, segno evidente che in qualche modo serviva una presa di posizione da parte della politica da questo punto di vista. Questi temi. Il problema fondamentale è che comunque la politica non ha fatto dei passi formali, non ha per esempio promulgato delle leggi come hanno fatto altre regioni, giunte di sinistra, che poi invece lo Stato italiano ha impugnato. Quindi vuol dire che da un lato è stata data ascolto a certi tipi di, come si chiamano, sono rimasti parole, invece dall'altro punto di vista non sono andate come sarebbero. Infatti, per esempio, io ho visto che ci sono state molte regioni italiane che sono fatto ricorso alla Corte Costituzionale, mentre qui in Sardegna, dove ci doveva essere una sensibilità maggiore proprio a motivo di questa mozione eccetera, Capellacci e i suoi non hanno fatto nulla. Perché non hanno fatto nessun passo formale, non hanno fatto nessuna impugnazione di legge, quindi di fatto non c'era niente da impugnare da parte della Corte Costituzionale, che vuol dire che loro hanno fatto sì a parole il gioco di chi ti dice sono d'accordo, dal punto di vista pratico però non hanno più che votare una mozione che per loro va come due di picche, non hanno fatto. Poi li potremmo accusare di incoerenza se vogliamo, ma questo non è sufficiente. Ti ringraziamo Michelangelo, noi di Non Nuke, una risata sardonica vi seppellirà, continueremo sulla nostra battaglia e saremo insieme. Grazie.